The Voice Senior, commossi i coach. Era il più grande, il cantante è morto. Commozione nello show condotto da Antonella Clerici per il ricordo di Mango. Manca a tutti. Esibizione molto toccante nella prima parte della seconda puntata di The Voice Senior 2023, dove Paolo, un concorrente proveniente dalla provincia di Cosenza, ha interpretato uno dei brani più belli di un cantante che purtroppo se n'è andato prematuramente alcuni anni fa, ossia Mango. La canzone della quale parliamo è Bella d'estate, che ha fatto commuovere sia i coach che la conduttrice, tant'è che, finita l'esibizione, tra gli applausi calorosi del pubblico presente in studio, Loredana Bertè, Clementino, Gigi D'Alessio e i ricchi e poveri si sono alzati per applaudire anche loro, e Gigi ha detto al concorrente: hai cantato il brano di un artista che tutti amiamo, che secondo me è stato anche il più grande di tutti. E, quindi partito un nuovo applauso, e si è sentito Angelo So Giù dire, e, vero, cantare Mango non è facile, i complimenti dei coach di The Voice Senior al concorrente. Subito dopo ha preso la parola Angela Brambati, che si è unita ai complimenti dei colleghi rivolti al concorrente spiegando che interpretare le canzoni di Mango non è affatto facile. Dopo altri complimenti arrivati dalla Bertè e da Clementino, i coach hanno quindi iniziato a contentarsi l'artista, e Angelo dei ricchi e poveri, invitandolo a far parte del team che forma con Angela, gli ha detto: con noi saresti perfetto, una voce come la tua ci manca tantissimo. Loredana ha detto invece a Paolo: se vieni nel mio team, ti preparo una cena pazzesca, mentre Clementino gli ha promesso in regalo una giacca. Per concludere, il tentativo di Gigi di farlo entrare nel suo team è stato diverso, dato che gli ha detto: a me basta quello che tu hai dato a me. Alla fine, dopo essersi detto molto combattuto, Paolo ha scelto il team dei ricchi e poveri. Marcella Bella ospite a sorpresa a The Voice Senior come finta concorrente, la reazione dei coach. Poco dopo, invece, c'è stato un piccolo scherzo, o meglio una sorpresa da parte di Antonella Clerici ai coach. Dato che in studio è arrivata Marcella Bella che ha cantato il suo brano, Aria, ma, nonostante abbia cercato di far credere che non fosse lei ma un'imitazione, Clementino, Gigi D'Alessio e Loredana Bertè hanno subito capito che si trattava proprio di lei e si sono girati, mentre i ricchi e poveri hanno esitato un po' ma alla fine si sono girati anche loro.